Eccoci arrivati sullo splendido circuito di Yas Marina, dove stanno per avere inizio le qualifiche. Buona visione! Benvenuti allo Yas Marina Circuit, siamo all'atto finale di un'altra emozionante stagione di Formula 1. È stata un'annata mozzafiato che si conclude qui, su un circuito che nella sua breve storia ci ha regalato tante emozioni. Eccoci al finale di stagione, il Gran Premio di Abu Dhabi. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Lewis Hamilton parte dalla pole position e Kimi Raikkonen completa la prima fila. E ora vediamo il resto della griglia. Vettel, Bottas, Daniel Ricciardo e Perez, Verstappen, Alonso, Grosjean e Charles Leclerc, Ocon, Hülkenberg, Carlos Sainz e Magnussen, Van Dorn, Gasly, Brandon Hartley e Neri, Ericsson e Lance Stroll completa la griglia. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. Partenza decisa, ben fatto.
Siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Bel sorpasso. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme ultra morbide. Batteria a poca carica, riduci l'erogazione delle RS. Distacco dall'auto davanti, 2,1 secondi. Incidente, stai bene? Dimmi che sei tutto intero. E si chiedevano se sarebbero stati in grado di arrivare fino alla fine. Ma ora non ci sono più dubbi. È stato un anno davvero speciale ed ecco a voi il pilota campione del mondo di Formula 1. Del genere non può che essere Nico Hülkenberg, giusto? Una guida molto pulita, può ritenersi soddisfatto.
È tutto per il Gran Premio di oggi. Un saluto da parte mia e di Luca Filippi e arrivederci alla prossima gara. La fine della stagione sarebbe un buon momento per parlare dei tuoi insuccessi di quest'anno. Il mio compito è quello di rappresentarti, ma non mi stai aiutando e per giunta non fa bene alla mia carriera. Devi rimetterti in pista. Fallo per entrambi. Sono contento di vederti ancora intero. È stata una bella botta. La macchina è un disastro, ma sarà pronta per la prossima gara. Qui possiamo modificare i termini della nostra proposta. Più sono ambiziosi i nostri obiettivi, più la scuderia sarà disponibile a offrirti dei bonus migliori. Abbiamo qualche possibilità di fare delle offerte, ma dobbiamo stare attenti. Se il contratto proposto supera il valore che hai per la scuderia, verrà rifiutato. E se ne vengono rifiutati troppi, dovrai accettare la proposta iniziale. Pare che non accetteranno la nostra proposta. Proviamo a farne un'altra. Bene. Sono tutti contenti della proposta. A partire dal prossimo weekend di gara, farai ufficialmente parte di un'altra scuderia. Quindi ti conviene iniziare a prepararti per il trasferimento.